forse il caso che dai vertici di Expo e da qualche ministro arrivi un chiarimento su come l'Italia intende comunicare l'appuntamento che dovrebbe metterci al centro dell'attenzione di tutto il mondo. Da tempo abbiamo contestato il fatto che il sito ufficiale della manifestazione sia solo in italiano, inglese e francese. Ora si scopre addirittura che il nuovo portale del Ministero dei Beni Culturali, realizzato a supporto degli eventi fuori Expo, è per il momento solo in italiano. Se da un lato la realizzazione voluta dal ministro Dario Franceschini colma il vuoto di iniziative dello staff di Sala & Company e cerca di offrire una rete istituzionale alle manifestazioni culturali che si svolgeranno in tutta la penisola durante il periodo dell'Expo, è veramente vergognoso che nessuno abbia pensato di destinare risorse a rendere usufruibile fin dall'inizio queste notizie per i visitatori stranieri. Già il nome del sito del Ministero lascia perplessi, non si capisce se Veribello è un ammiccamento provinciale all'inglese o solo una misera mancanza di creatività. Sta di fatto che ricorda più una catena di fast food o di negozi di intimo che non la raccolta del meglio che potrebbe offrire il nostro paese ai turisti. Eppure, lo ribadiamo, l'idea in sé è buona e l'iniziativa più che adeguata, se non fosse che così come si è presentata al momento potrebbe non servire a nulla se non sarà rafforzata per tempo. Non è agli italiani che serve sapere che cosa di molto bello ci può essere, o lo sanno già, o hanno a disposizione centinaia di siti più agili, più liberi e meno baracconi per informarsi. La validità di un simile strumento è di rivolgersi ai non italiani, usando almeno 10-12 lingue per promuovere siti ed eventi. E una volta avviato per l'Expo, un simile portale dovrebbe continuare ad operare per sempre a sostegno del nostro turismo, sviluppando sempre più lingue. In maniera ingiustificabile, il Ministero ha invece speso solo 35.000 euro per realizzare il sito, troppo pochi e si vede, pur destinando 5 milioni di euro a promuovere, in stazioni e aeroporti si dice, uno strumento che solo nelle prossime settimane, speriamo, potrà essere consultato anche dagli stranieri. Speravamo che, vista la stupidaggine della stessa Expo, che pensa che perché gli stranieri parlino tutti solo inglese e francese, almeno da chi si occupa istituzionalmente anche di turismo, potesse giungere qualche contributo intelligente e da subito efficace.